so se l'avevo ripreso prima. A questo punto vedete come ci è cresciuto molto, quasi 31%, il sistema della mobilità in Italia. Ci siamo chiesti molto il perché sono calati fortemente lo sviluppo del turismo locale piuttosto che l'innovazione, piuttosto che il sistema dei valori. Probabilmente perché sono cose meno tangibili. La mobilità è qualcosa che l'opinione pubblica tocca più concretamente. Quindi in un momento di difficoltà basta annunci su cose non tangibili, concentriamoci tutti su quello che è più concreto, e la mobilità è ovviamente uno degli item molto importanti. Ecco, è arrivato l'ultimo ospite. Quindi vedete anche qui le priorità in trend rispetto agli scorsi anni, vedete come il salto forte c'è stato soprattutto sul sistema della mobilità in Italia, appunto dolente riferimento all'innovazione, che comunque è calata di oltre 15 punti. Quindi gli italiani sono abbastanza stabili e sicuri nel giudizio. Andiamoci a vedere i mezzi di comunicazione. Quali sono i principali canali per preferire la comunicazione? Ovviamente la televisione è ancora al primo posto, in maniera stabile tra approfondimenti culturali e pubblicità, è un dato assolutamente valido. Cresce il web, in questo sistema, poi vedremo che non cresce rispetto allo scorso anno, e vedremo in particolare quali sono gli item che sono stati più in difficoltà quest'anno. Poi rimangono in terza posizione gli eventi sul territorio, perché in questo momento le persone hanno bisogno di contatto, ci stiamo anche avvicinando a tornate elettorali e noi ce ne accorgiamo anche e soprattutto quando si va al voto nei comuni. Le persone hanno bisogno di trovare il referente e poterlo, tra virgolette, toccare, cioè fargli la domanda direttamente e vedere l'evento sul territorio. Però quello che si aspettano le persone in realtà cominciano a essere un po' meno gli annunci e un po' più le cose concrete. All'interno, per esempio, di tutto il sistema web calano le email e i banner, che sono considerati spam spesso e disturbi, vengono prediletti i social network, che sono ovviamente in crescita in questi anni, e i blog e i siti istituzionali. Come sapete, il portavoce del Presidente ha in questo momento, è stato nel corso degli anni tenutario di un sito istituzionale, di un blog istituzionale molto seguito. Quindi probabilmente tutti gli item ci calano come importanza della comunicazione istituzionale. All'interno gli unici due item che sembrano essere più interessanti e più aumentano la sensibilità dell'opinione pubblica sono sicuramente i social network e i blog. A questo punto io ho mantenuto la mia promessa, ho fatto abbastanza veloce, vi ringrazio e lascio la parola ai nostri. Grazie. Paolo Romano del gruppo Banzai, che ha già superato 130 milioni di ricavi, quasi 400 collaboratori, un gruppo nato poco più di 5 anni fa.
parente dell'unità scienziato cibernetico, impianto. Vieni con tutti 134 3728 Cortivalfa.